Dio ti ama e ti vuole libero. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Che il Signore davvero possa anche oggi accompagnarci con la luce della Sua parola, che accogliamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 6 all'11. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutto intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Amen. Cari amici, oggi, continuando questo capitolo sesto del Vangelo secondo Luca, vediamo che Gesù entra nella sinagoga e esercita la sua autorità, esercita la sua sovranità, che avevamo visto in un altro sabato, pochi versetti prima, quando lui e i suoi discepoli camminavano per i campi e avevano colto delle spighe che non si poteva fare. Oggi invece, entrando nella sinagoga e iniziando ad insegnare, tutti guardavano lui, ben sapendo che c'era un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Poiché nel giorno di sabato tante attività, tante azioni non si potevano compiere, se lo avesse guarito avrebbe infranto la legge. Ma Gesù, che conosceva ciò che c'era nel loro cuore, che conosceva la loro perfidia, il loro giudizio e le loro accuse, già a priori, prima ancora di compiere qualsiasi cosa o azione, comanda a quell'uomo di mettersi nel mezzo, in mezzo alla sinagoga. E domanda agli anziani, agli scribi, ai farisei: è lecito in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o sopprimerla? Ecco che questa domanda è fondamentale per comprendere l'agire di Dio. Dio va al di là della legge, delle prescrizioni, perché il cuore di Dio, fratelli e sorelle, ha un centro. Dentro al cuore di Dio, in mezzo al cuore di Dio, sapete che cosa c'è? C'è l'uomo, ci sei tu. Al centro del cuore di Dio, un cuore che è pieno di misericordia, ci siamo noi. Non c'è la legge. Ecco perché comanda l'uomo: mettiti in mezzo, perché le persone vedano che Dio Padre ha mandato il suo figlio Gesù per salvare l'uomo, per intervenire nella vita dell'uomo, per donargli quello che gli manca. A quest'uomo mancava la salute. Dio dona la guarigione. Il modo di intervenire di Dio nella nostra vita è da sovrano. Ecco perché Gesù prende autorità. Ecco perché Gesù vuole indicare a ciascuno di noi anche oggi, con questo episodio del Vangelo secondo Luca, che tu, io, noi siamo al centro dell'attenzione di Dio. Dio ci ama, fratelli e sorelle. Dio vuole il meglio per noi. Dio vuole guarirci. Ma quante volte noi abbiamo degli schemi mentali e diciamo: no, Dio non ha tempo per me, Dio sicuramente non ascolterà la mia preghiera, il mio male che cos'è rispetto a altri mali peggiori? Ma non è così. Ciascuno di noi, fratelli e sorelle,
è al centro del cuore misericordioso di Dio. Vogliamo capire o no che Dio ci ama e che noi siamo il centro, la sua attenzione, e ci vuole dare la libertà nella nostra mente, nel nostro corpo. Quindi lasciamoci guarire, lasciamoci toccare da Dio, lasciamoci davvero inondare da questa pioggia, da quest'acqua benedetta che scorga dal cuore di Dio, che oggi è venuta davvero a toccare ciascuno di noi. E le diciamo: Signore Gesù, vieni oggi e tocca il nostro corpo, tocca la nostra vita. Grazie perché io sono al centro del tuo cuore. Grazie perché tu pensi a me. Tu mi ami, Signore Gesù. Voglio lasciarmi amare da te, lasciarmi convertire da te, convertire al tuo amore, convertire alla tua azione potente, alla tua azione sovrana nella mia vita. Confido che tu davvero hai l'ultima parola sopra ogni cosa, nei miei problemi e in ogni mia difficoltà. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan che è una buona notizia per ciascuno di noi oggi. Dio ti ama e ti vuole libero. Lasciamoci amare e lasciamoci liberare, innanzitutto dalla parola di Dio che fa di noi un corpo solo e un'anima sola che lo segue nella libertà. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo, un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. Ascoltate oggi la voce del Signore, ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo.